Questa edizione del Grande Fratello si è caratterizzata dalle storie d'amore, e adesso arriva un annuncio ufficiale che farà felici i fan della coppia più amata. Perla Battiero ha vinto il Grande Fratello, sbaragliando anche Beatrice Luzzi. Anita, che al momento sta vivendo la sua love story con Alessio Falsone, sebbene con tanta incertezza da parte dei suoi fan, aveva previsto proprio la sua vittoria. Nel mentre, cominciano le riunioni e gli ex concorrenti della casa si godono la ritrovata libertà. Tra feste, cene e interviste, arriva una splendida notizia, rilasciata dalla coppia più amata di questa edizione del reality show. Chi convolerà a nozze? Ecco l'annuncio ufficiale della coppia del Grande Fratello. C'è chi ha sempre creduto in loro, e chi invece ha speculato sulla loro storia d'amore, ipotizzando una regia oscura atta ad accaparrare i 50.000 euro in palio per i vincitori Grande Fratello. Parliamo ovviamente di Perla e Mirko, i cui sentimenti hanno tenuto tutti i telespettatori col fiato sospeso, puntata dopo puntata, diretta dopo diretta. I due, alla fine, hanno avuto modo di chiarire, grazie anche all'aiutino del GF, le loro questioni insolute, ammettendo ciò che sembrava palese agli occhi di tutti: non avevano mai smesso di amarsi, nonostante tutto. La coppia ha di recente rilasciato un'intervista al settimanale Chi, portando a galla il loro incrollabile sentimento. Mirko, dallo spirito un po' più pratico, ha affermato che adesso vuole concedersi con Perla un po' di normalità, dopo le grandi emozioni vissute nella casa. Non ha mancato, però, di sottolineare che avverte il bisogno di un po' di privacy. E che lui e Perla dovranno rielaborare tutto ciò che è successo negli ultimi mesi. Alla richiesta se i due intendano sposarsi, Mirko ha risposto così: "Matrimonio? Io mi vedevo sposato con lei anche 4 anni fa, 3 anni fa, 2 anni fa, intanto vogliamo fare i fidanzati". Anche Perla è d'accordo col fidanzato e svela che la loro intenzione per il momento è quella di non andare a vivere insieme, in modo da evitare gli errori commessi in passato. Mirko vorrebbe trasferirsi a Roma e trascorrere con Perla momenti felici anche senza correre troppo, perché è sicuro che il futuro adesso è dalla loro parte. Non resta dunque che godersi lo spettacolo di Mirko, Perla e del loro amore, che certamente condivideranno sui social e in altre apparizioni televisive, certi che probabilmente presto pronunceranno il fatidico sì.